stop ai treni, disagi illimitati. Primo lunedì dell'anno senza collegamenti ferroviari fra Lucca e Viareggio, pendolari a bordo degli autobus sostitutivi. Vandali in azione sulle antiche mura di Pietrasanta, durante le feste imbrattata di nuovo la cinta muraria appena restaurata, arriva adesso la videosorveglianza. Il carnevale degli avanzi, ecco svelato il nuovo allestimento delle Espace Gilbert, in esposizione pezzi di carri dell'ultimo carnevale. Tutti pazzi per la Befana, dalla Cittadella al Pontile di Tonfano, da Camaiore a Piazza del Duomo, Epifania ricchissima di eventi per tutta la famiglia. Sport hockey, una vittoria sudatissima per il CGC Viareggio che ha battuto lo Scandiano nel primo match del 2019, soddisfatto l'allenatore Francesco Dolce, il Forte batte il Sarzana e vendica l'andata. Ben ritrovati con l'informazione del TG Noi Versilia, lo avete sentito dai titoli, primo lunedì dell'anno con lo stop ai treni, come ampiamente annunciato nella tratta tra Viareggio e Lucca, uno stop che durerà fino alla fine di giugno, ma salvo tempi di percorrenza più lunghi, il servizio alternativo a bordo di autobus non ha provocato gravi disagi. Sentiamo i particolari in questo primo servizio. È dall'inizio dell'anno. Comunque è andato tutto tranquillo, tutto bene, non abbiamo avuto nessun problema. Non sembra aver creato gravi disagi al momento la sospensione di tutti i treni sulla tratta Viareggio-Lucca, scattata il 2 gennaio per consentire i lavori di manutenzione della galleria Ceracci. Uno stop lunghissimo che durerà fino al 30 giugno. In questo primo lunedì dell'anno, al rientro dalle vacanze di Natale, i pendolari sono tornati ad affollare la stazione. Studenti e lavoratori hanno trovato al posto dei treni gli autobus alternativi, uno ogni ora diretti a Lucca, confermate a Massarosa e Nozzano. Non si registrano particolari difficoltà, per fortuna. Il nuovo servizio è ben segnalato e i tre addetti di Trenitalia e della compagnia di trasporti Florenzia Bus prestano assistenza ai viaggiatori. È stato sostituito il treno con il bus, perché ha interrotto Viareggio, Massarosa, Nozzano e Lucca. Quindi questa tratta è fatta da questi bus. Noi abbiamo qua gli orari, ci sono ogni ora, anche meno. E quindi si può benissimo prendere con il biglietto del treno o abbonamento. In alternativa all'autobus, sempre in treno, c'è il percorso via Pisa anche per Lucca. Via Pisa oppure via che vanno a Firenze. Quindi qui da Viareggio c'è il treno che va a Firenze, però ferma a Lucca, oppure il cambio a Pisa-San Rossore. Ora piano piano c'è molta informazione, ci siamo noi sul posto. Si tratta di un trasporto alternativo già rodato 2 anni fa, quando la stessa galleria venne già chiusa per lavori per 2 mesi. Procede perché abbiamo già avuto l'esperienza 2 anni fa, sicché siamo tranquilli, insomma, abbiamo già visto come funziona. Imponente l'intervento programmato da RFI, che impiega oltre 30 tecnici e 20 mezzi d'opera per un costo di 12 milioni di euro. Prevista la realizzazione sulla base della galleria Ceracci, lunga oltre 1,5 km, di un canale per il convoglio delle acque. È necessaria quindi la rimozione dei binari, della massicciata ferroviaria e il loro ripristino. Alla fine dei lavori si risolveranno i problemi di infiltrazione delle acque e dei riflussi argillosi del terreno che hanno danneggiato sin qui l'infrastruttura ferroviaria. Ed è stato un rientro regolare senza particolari disagi anche per gli studenti dell'Istituto Alberghiero Marconi di Viareggio, che da questo lunedì 7 di gennaio sono tornati sui banchi di scuola dopo le feste natalizie e hanno lasciato l'immobile bisognoso di lavori, come sapete, dell'ex Collegio Colombo per spostarsi nelle 7 nuove classi ricavate all'Istituto Piaggia di Viareggio. Altre 3 aule saranno invece affiancate nella sede centrale del Marconi. Manifestazione di interesse attesa per le prossime giornate, per la prossima settimana, un bando per individuare la ditta interessata a realizzare invece una seconda struttura che ospiterà le cucine, ovvero al fienile di Viareggio. Tutto questo per consentire lavori di ristrutturazione dell'ex Collegio Colombo datato anni 30. Ci sarà anche un edificio realizzato ex novo dedicato ai laboratori di cucina, cucine modello Masterchef, annuncia la provincia di Lucca, un impegno complessivo da 2 milioni e mezzo di euro.
Ci spostiamo a Pietrasanta, le preziose mura della Rocca di Sala nuovamente sfregiate dai graffitari, ennesima bravata durante queste feste sul versante basso della cinta muraria appena restaurata dal comune. Ignoti armati di spray e pennarelli hanno imbrattato con delle scritte la parete nel tratto di mura che sulla collina chiude la terrazza panoramica affacciata sul centro storico e sulla costa versiliese. Appena 15 giorni fa, pensate, gli operai del comune erano intervenuti per ripulire le ultime scritte, opera sempre di vandali, un fenomeno condannato con decisione dall'amministrazione comunale e dal sindaco Alberto Giovannetti, che ha deciso di avviare un'attività preliminare di indagine e di procedere a sporgere denuncia contro ignoti per danneggiamento del patrimonio pubblico. Nelle prossime ore l'amministrazione comunale installerà una telecamera mobile per scoraggiare altri vandalismi. Entro la primavera, spiega poi il capo di gabinetto Adamo Bernardi, arriverà un impianto di videosorveglianza fisso. Andiamo adesso invece con le immagini alla cittadella del Carnevale di Viareggio, dove nella giornata dell'Epifania è stato inaugurato il nuovo allestimento dell'Espace Gilbert, con l'obiettivo di valorizzare il cosiddetto Carnevale degli Avanzi. Ma vediamo insieme di che cosa si tratta. È stato inaugurato nel giorno dell'Epifania il nuovo allestimento dell'Espace Gilbert, lo spazio espositivo permanente dedicato al gigantismo del Carnevale di Viareggio. Ed è stata proprio la Befana, insieme alle maschere ufficiali, a tagliare il nastro a un anno di distanza dalla prima apertura. Un hangar 16 completamente rinnovato, che accoglie diverse opere in concorso nell'ultima edizione del Carnevale. I mascheroni in cartapesta diventano così a portata di mano, a contatto diretto e ravvicinatissimo con il pubblico, che si è subito messo in fila all'apertura per ammirare e toccare con mano le opere dei carristi. Ogni anno tutto quello che fanno viene distrutto, per legge tutto viene distrutto, non si può conservare, non si può vendere. E allora è nata da questo l'idea di poter utilizzare dei carri per vedere, di ricombinare delle scene. Infatti quello che è allestito qui sono pezzi combinati in diversi settori. Quest'anno per la prima volta un ambiente dedicato a bambini, dove si può trovare matite colorate, carte colorate, c'è un quadro, c'è Guernica che è stato riallestito con un allestimento in giunco che era stato fatto da un carrista e che è veramente una grande qualità anche artistica. Questa esposizione temporanea, che ogni anno si rinnova e rende omaggio sia alla storia meno conosciuta del Carnevale, sia allunga la vita il Carnevale dell'anno precedente. Carnevale degli Avanzi, così l'hanno ribattezzato. Esattamente, perché alla fine anche gli avanzi alla cittadella del Carnevale sono delle opere d'arte. Entro la fine di marzo invece sarà completato il nuovo allestimento del Museo del Carnevale, uno spazio complementare all'Espace che racconterà la storia della manifestazione dal 1873 a oggi. E la sera dell'Epifania ha portato in Versilia anche una bella vincita, una delle poche consistenti in questa edizione 2019 della Lotteria Italia. Appena due premi di seconda categoria sono stati vinti in Toscana, uno di questi in Versilia, a Pietrasanta in particolare, dove è stato staccato appunto uno dei due biglietti fortunati da ben 50.000 euro. Pensate, l'altro biglietto, fortunato altrettanto, è stato staccato a Bagno a Ripoli. Ancora è da capire, da conoscere esattamente dove sia stato venduto questo biglietto fortunato, in quale ricevitoria del comune di Pietrasanta. Nel resto della Toscana registrate altre 9 vincite, ma di categoria ancora inferiore, si parla di 25.000 euro. E allora, a proposito di Epifania, ovviamente c'è stata grande festa in tutta la Versilia, davvero tantissime le iniziative. Partiamo dalla cittadella del Carnevale, come avete intravisto anche da questo servizio, è stata proprio la Befana la grande protagonista. Sentiamo. Calze e coriandoli alla cittadella del Carnevale di Viareggio per una festa dell'Epifania speciale. Una folla inaspettata di grandi e piccoli soprattutto ha preso d'assalto la piazza degli hangar per salutare l'arrivo della Befana. Accompagnata dalle maschere Burlamacco e Ondina, la simpatica vecchina con tanto di aiutante ha fatto il suo arrivo sulla cabriolet della Fondazione Carnevale per poi regalare i tradizionali befanini ai più piccoli, oltre a distribuire cartoline del prossimo Carnevale che partirà il 9 febbraio. Tanta musica e animazione per regalare
regalare alle famiglie, via Regina e non. Una giornata di allegria a chiusura delle festività di Natale e proiettata già verso il Carnevale. Meglio Befana o Carnevale? Carnevale, numero uno. Siamo qui per Burlamacco. Ok, ma diciamo, ciao! Ciao! Io sono qui per il Carnevale, poi ho incontrato la bimba per la Befana e allora facciamo tutte e due. Una bella festa. Sì, decisamente, guarda, è riuscita benissimo, una giornata fantastica, tutto perfetto. Siamo qui per la Befana, infatti la stiamo cercando ma mi sa che è andata via. È una bella festa? Sì, sì, molto. Meglio la Befana o il Carnevale? Carnevale. Carnevale. Ma l'Epifania è stata anche un momento di solidarietà. Per l'occasione la Fondazione ha promosso una grande raccolta di giocattoli, anche usati, purché in ottimo stato di conservazione. Giochi in legno, plastico, gomma, giochi di società, educativi, raccolti da Burlamacco e Ondina, che saranno donati al reparto di pediatria dell'ospedale Versilia. Pensare al Carnevale e poi pensare anche alla solidarietà con i giochi per i bambini dell'ospedale. Questa è una bella iniziativa. Befana un po' in tutte le salse, arrivata anche in sella ad un cavallo a Pietrasanta, vediamo. La Befana, i Re Magi, ma anche tanta musica e tante specialità territoriali. Pietrasanta ha chiuso le festività natalizie così, in dolcezza, con la Befana in groppa al cavallo. La versione pietrasantina della nonnina più attesa dell'anno non è arrivata infatti in sella alla sua scopa volante, dal cielo o magari dal campanile, ma su un bel destriero scortata da un carillon e dai suoi immancabili assistenti. Il doppio appuntamento organizzato dal comune di Pietrasanta fra Tonfano e il centro storico, in collaborazione con la Contrada La Cervia e Marina Eventi, ha fatto il pieno, per la gioia di grandi e piccoli. Ad attendere la Befana, prima a Tonfano con tanto di giro sul pontile e poi in centro, sono state tante famiglie e soprattutto tanti bambini. Ospiti d'eccezione i ragazzi delle Briccole Special, grazie alla collaborazione con l'Unitalsi, che ha messo a disposizione i mezzi di trasporto. Dolciumi, calze e buon umore hanno animato una bella festa che ha esaltato tradizione e ricordi d'infanzia. Una festa che l'amministrazione comunale, con il sindaco Alberto Giovannetti presente a entrambi i momenti, vuole rilanciare coinvolgendo anche le frazioni. Un appuntamento che nel 2020 potrebbe toccare tutto il territorio, ha spiegato. La giornata si è conclusa in musica con il concerto gospel del coro Quinto Suono sul sagrato del Duomo. E adesso invece parliamo di lavori pubblici. A Forte dei Marmi, ultimo lotto di piazza Garibaldi, è stato pubblicato il bando in scadenza il 17 gennaio prossimo. Il completamento della pavimentazione, incluso in questo bando di appalto, previsti anche altri importanti lavori pubblici, ma i più attesi sono proprio nella piazza simbolo della cittadina, nuova illuminazione per il fortino, per il restauro della fontana e illuminazione per la statua della Vittoria. Pavimentazione che sarà dunque uniforme a quella già realizzata negli anni precedenti. Si legge in una nota del comune, sarà anche rimosso il marciapiedi lato mare, lavori che saranno eseguiti per un totale di 660.000 euro, dunque si attende l'affidamento dei lavori. Adesso andiamo a Massarosa per parlarvi di una mostra, La Brilla, dedicata all'universo femminile. Non una mostra fotografica, ma molto di più. Eventi, conferenze, storia, solidarietà, un intero ciclo di incontri dedicato alla donna. Tutto questo è Obiettivo Fenice, la forza creatrice della donna. Al vernissage dell'iniziativa, che terrà banco fino al 20 gennaio alla Brilla di Massarosa, assieme all'autorità c'erano numerosi fotografi addetti ai lavori. Il progetto vede in esposizione le opere di 23 donne appassionate di fotografia, ognuna delle quali con un suo preciso messaggio trasmesso al visitatore attraverso il soggetto femminile. Tre fine settimana, vivacizzati dalla presenza di esperti che a Massarosa daranno vita a una serie di conferenze e workshop che vanno dall'amore alla danza, dalla violenza sulla donna ai miti femminili dell'antica Roma. Nata da un'idea di Luca Rossi e Luca Chelucci, l'iniziativa, a cura di Alessandra Fava, Alessandra Celasomma, Marzia Francesconi e Aurora D'Arianna Martini, è stata promossa dalla Proloco Massarosa dal Lago al Padule. Nel prossimo servizio invece vi mostriamo un'altra esposizione fotografica che racconta attraverso gli scatti il lato più selvaggio delle nostre Alpi Apuane. Vediamo. Dalla passione per le scienze naturali alla fotografia naturalistica, il passo per Lorenzo Shoebridge di Seravezza è stato breve. Nel 2011 diviene fotografo professionista per i suoi scatti di paesaggi, animali e piante, vantando oggi numerose collaborazioni con riviste di settore e agenzie fotografiche.
Apuane, terre selvagge, è un viaggio lungo 4 stagioni che il giovane Lorenzo ha intrapreso attraverso suoni e colori che permeano le nostre vette. La mostra Palazzo Rossetti resterà aperta fino a giugno prossimo. Tutto rimanda a queste magnifiche montagne, la catena delle Alpi Apuane, dove la vita è rimasta selvaggia malgrado millenni di presenza umana e dove ancora esistono, nascosti, veri e propri angoli di natura incontaminata. Lungo questo bellissimo viaggio, tra le sale dell'antico palazzo Seravezzino, Lorenzo ci porta per mano sulle vette più elevate della catena Apuana, alla ricerca di quell'intimità assoluta che avvolge le creature sensibili. Quello del lupo mi ha impiegato 3 inverni. Quindi è una cosa tipo come 18 mesi, anche se il primo inverno in realtà non avevo ancora ben chiaro come usare le attrezzature, che sono praticamente una fototrappola delle mie, sono macchine fotografiche tutte rielaborate, quindi ci vuole quasi, non dico un ingegnere, ma è piuttosto complicato. Nel 2015 Lorenzo riceve la qualifica di Oasis Photographer, assegnata dall'omonima e prestigiosa rivista di Natura, con cui collabora regolarmente. I suoi scatti hanno fatto il giro d'Europa attraverso le mostre dei più prestigiosi concorsi internazionali. E agli scatti di Lorenzo Shoebridge e alla meraviglia delle Apuane sarà dedicata una parte della puntata di questa settimana di Effetto Versilia, in onda mercoledì sera su Noi TV Versilia. Ci fermiamo qua con la cronaca, tra poco di nuovo insieme con tutte le notizie sportive, risultati di hockey e di calcio dell'ultimo fine settimana. Tra poco. Eccoci di nuovo insieme, pagina sportiva del nostro telegiornale. Partiamo dall'hockey, hockey su pista, con un sabato sera di campionato che ha sorriso alle due versiliesi, una vittoria sudata, anzi sudatissima, ha detto ai nostri microfoni mister Francesco Dolce per il CGC Viareggio sulla pista dello Scandiano. Partiamo da qua, sentiamo. Vittoria importante da parte del centro giovani calciatori sulla difficile pista di Scandiano. L'allenatore Francesco Dolci analizza questi 3 punti conquistati dai bianconeri, che aprono quindi nel migliore dei modi l'anno 2019. Una vittoria non sudata, di più sudatissima. È una pista molto difficile, qua è una squadra che gioca bene, che difende bene, la pista è un po' più piccola e non è facile. E poi hanno una difesa molto maschia, fa un po' strano, fa un po' specie che non siano arrivati a 10 falli, e con una difesa del genere sarebbe normale che una squadra che difende così arrivasse a 10 falli probabilmente. Però siamo stati bravi, siamo stati lucidi, siamo stati molto intelligenti in alcune fasi di gioco dove potevamo cadere in degli errori gravi, perché insomma metterla sulla confusione non sarebbe stato il massimo per noi. Infatti abbiamo rischiato, c'è stato un grande Leo Garozzi stasera. E poi con tanto sacrificio poi l'abbiamo portata a casa, penso meritatamente. Vittoria per il Forte dei Marmi, con questa vittoria rivendica l'andata, parliamo del match di sabato contro i Liguri del Sarzana. L'hockey Forte dei Marmi di fronte al pubblico amico si è riscattato della sconfitta subita al Vecchio Mercato di Sarzana 5-3 all'esordio del campionato, vincendo 9-4, mettendo ancora una volta in mostra Cajas, autore di una doppietta, seguito dalle altre segnature da Bulgaia, da Platero una doppietta, da Ambrosio ancora una volta molto bravo come assist man, e poi Maremmani. Per quanto riguarda le marcature degli ospiti, l'ex Rossi, poi Perroni, Rampula e Pinazzara. Il Sarzana ha cercato in qualche modo di mettere i bastoni fra le ruote, come si dice in gergo, al Forte dei Marmi, ma di fronte si è trovata la formazione di Pierluigi Bresciani con la voglia di conquistare questi 3 punti e riscattare lo scivolone dell'andata. E così è arrivata una vittoria che mantiene il Forte dei Marmi sempre nella scia del Lodi, attuale sempre capoclassifica di questo campionato. Forte dei Marmi insieme subito a ridosso c'è il Valdagno, in una classifica che pone il rosso-blu sempre nei paesi alti della classifica, con le condizioni di essere ovviamente con tutti i mezzi di poter fare lo sgambetto a Lodi nel proseguo di questo girone di ritorno.
Lasciamo l'occhio adesso il calcio, è tornata in campo la Serie D con l'Epifania, una Befana amara per le versiliesi, ha vinto solo il Real Forte Querceta. Sconfitta del Gviborgo in casa 1-0 contro il Montevarchi dell'ex tecnico Simone Venturi. Dopo la sconfitta di Gavorrani, i ragazzi di Guido Pagliuca cercavano il riscatto e invece hanno colpito una traversa con Nolè e sono stati puniti per una disattenzione da Essussi, che ha approfittato appunto di una incertezza per regalare 3 punti agli ospiti. Il Gviborgo ha subito un po' l'assenza di Ortolini, subentrato nella ripresa non al top della condizione, e adesso la squadra è stata superata in testa della classifica dal Tutto Cuoio. Un Viareggio con 5 assenze per influenza e la squalifica di Sibidè, con alcuni elementi non al top, ha perso 2-0 come all'andata sul campo del San Donato Tavarnelle, subito 2 gol nel finale del primo tempo con Bonecchi e Russo. Hanno debuttato 2 degli ultimi ingaggiati, difensori Alex Pelliconi e Davide Bianchi, oltre il giovane 2001 Fabio Petrucci della Juniores. Presenti un buon numero di spettatori anche il neo presidente Pier Vincenzo Squadriglia e il DG Tommaso Volpi. Domenica prossima, pur essendo in casa, il Viareggio giocherà con il Gviborgo a Castel Fiorentino per mancanza di campi in Versilia, e questa è davvero una cosa assurda. Il Real Forte Querceta, con 2 rigori trasformati da Guidi e Vignali, ha superato 2-0 il Trestina, conquistando 3 punti importanti in chiave salvezza, iniziando bene quindi il 2019. Sconfitta per 3-2 da parte del Seravezza Poce sul campo del Gavorrano in rimonta, dopo che Rodriguez e Grassi avevano segnato, quindi non sono valse a nulla queste reti da parte dei versiliesi. La seconda sconfitta di fida per la squadra di Vangioni, che mastica amaro per il modo in cui è avvenuta al termine di una partita davvero rocambolesca. Per il prossimo match di campionato fra il Viareggio e il Gviborgo, in programma a Castel Fiorentino, come sapete, per questioni legate alla disponibilità degli stadi in Versilia, il Viareggio Club Angelo Francesconi organizza il trasferimento in pullman per Castel Fiorentino, appuntamento alle 12 allo stadio dei Pini, il costo sarà di 10 euro. È tutto anche per la pagina sportiva, ci fermiamo qua, tra poco di nuovo insieme la terza parte con gli eventuali aggiornamenti. Ben ritrovati, terza parte del nostro telegiornale. Non ci sono aggiornamenti di cronaca, dunque ci fermiamo qua con questa edizione del TG. Vi ringrazio dell'attenzione e auguro a tutti voi una buona serata.